Dopo l'esploit della prima giornata olimpica con ben 5 medaglie portate a casa dagli azzurri, l'Italia rimpingua il bottino con altri 2 metalli preziosi. Un argento nella sciabola maschile con il napoletano Occhiuzzi e un bronzo nel judo con la calabrese Forcinetti. Ma incassa anche la grande delusione targata Federica Pellegrini. L'azzurra, bicampionessa del mondo in carica su 200 e 400 stile, ha chiuso con un anonimo 5° posto, lontana dalle scatenate Camille Muffo, oro annunciato, Alison Schmidt, Rebecca Adlington e addirittura la danese Lotte Friese. La danesona macina chilometri, tutta potenza e poca grazia che Miss Pellegrini in vita sua non si era mai ritrovata davanti. A Londra i giochi per la regina del moto azzurro sono appena cominciati, il tono però è da titoli di coda. I 400 stile, la sua gara tormento, quella dell'ansia e degli attacchi di panico, si chiudono al 5° posto come 4 anni fa a Pechino. Ma ora sembra tutto diverso, non c'è rabbia ma dolore. Non ne avevo più, sicuramente fa male, dice appena fuori dall'acqua, con lo sguardo un po' perso di chi pugni sul petto da quell'acqua è abituata a uscire vincente. E adesso un'Olimpiadi che non le regala il sorriso. Ho dato tutto, sono delusa perché si poteva vincere con 4-1. Non ci sono riuscita, se ci sono colpe sono mie. Sono entrata per fare una gara d'attacco ma non ne avevo più. Adesso quell'anno sabbatico che aveva già annunciato per riprendersi in mano la sua vita diventa una via di fuga dal nuoto? A Londra anche altri big hanno dato segni di cedimento, Michael Phelps su tutti. Lui forse smetterà, io di anni ne ho meno e posso permettermi, se volessi, di ricominciare. Certo, se riposo dovesse piacermi. Una battuta che suona come un pensiero ad alta voce. Ora c'è poco tempo per mettersi a pensare, ci sono subito i 200, un titolo olimpico da difendere.